Ciao a tutti ragazzi, io sono Salvo e io sono Giorgia e a farci compagnia ovviamente abbiamo anche la mamma Cinzia. Ciao. Ma come vedete abbiamo anche i nostri amici venuti direttamente da Milano, quindi abbiamo Giada, Ricky e Nadia e oggi tutti insieme giocheremo al gioco della... Io direi che siamo pronti, ma prima di iniziare lasciateci tanti like. Inizio io a girare la bottiglia. Inizio io, che bello. Mamma, pesco un bigliettino. Subito. Vediamo un po'. Dividetevi in due gruppi e sfidatevi ai dadi giganti. Che bello! Bene ragazzi, gioco del dado. Chi fa il numero più alto vince. Ma Salvo, chi inizia? Lo so io, lo so io. Facciamo il lancio della monetina. Io scelgo rosso. E io allora scelgo il giallo. Perfetto, vediamo chi vince. Uffa, inizia Giada, vabbè. Sì, iniziamo noi! Abbiamo fatto 10 punti! Ragazzi, sarà difficile che loro riescano a fare un numero superiore al nostro, che dite? Giada, non ti preoccupare perché alla prossima challenge vinciamo noi. Va bene? Oh, speriamo bene, tocca a me pescare. Ecco a te, Nadia, pesca un bigliettino. Ok. Oh, speriamo che mi vada bene. Quale scelgo, quale scelgo? Vabbè, scegliamo questo. Allora, chi è per te il più antipatico del gruppo? Purtroppo devo dire Giorgia. Io? Perché? Perché nell'ultimo video, non so se ve lo ricordate, quello di Among Us, non solo ha rovinato la mia task, ma mi ha anche uccisa. Posso aiutare? Ma sì, grazie. Guarda, manca solo un pezzettino. Dai, prendi l'altro colore e fai questa parte. Grazie, sì. Oh, meno male. E che... Scusa, ho sbagliato. Ma che è stato? Dai, vabbè, ero l'impostore. Ti dovevo uccidere per forza per vincere. Giada, ti tocca pescare il bigliettino. Ok. Scelgo questo. Scegli e fai baciare due del gruppo. Scelgo Giorgia e che deve baciare Ricky. Uffa, un po' mi vergogno. Anche se Ricky un pochino mi piace. Uffa, cioè, è un po' piccolina, ma poi io ho anche già la ragazza. Ah. Ehi! Hey! Sì, finalmente sono uscito io! Dov'è il biglietto? Dov'è? Tieni, Ricky! Grazie mille! Scegliamone uno. Dai, questo qua. Vediamo cosa c'è scritto. Vediamo. Oh. Chi resiste di più nel cerchio? Adulti versus bambini! Oh.
Questa è bellissima. Ma io sono un adulto o un bambino? Ma non ne ho idea. Spero adulto, Non voglio stare con loro due. Ma uffa, mi hanno messo insieme le bambine. Ragazzi, ma come si fa a vincere contro di loro? Loro sono piccoli, guardate noi come siamo grandi e grossi! Effettivamente sembriamo tre sardine! Attenta che se lo smettiamo! Sarà facile vincere questa sfida, perché i grandi sembrano delle salsicce e noi più piccoli ci abbiamo più spazio. Eh sì! Sì, ma io voglio stare al centro, ve lo dico. No, sì, io. Io sono il più grande e sto al centro. No, io. No, ma avete capito? Ci sto io. Dai. Io sto al centro, fatemi un po' di spazio qua. No. Ragazzi, però impegniamoci, non possiamo perdere contro dei bambini. Aiuto, aiuto. Andiamo. Ma non mi spingete però. Fermi. Non respirate. No, io al centro ci sto. No! Sì! Abbiamo vinto! Uffa, Ricky! È sempre colpa sua! Uffa, era meglio che stavo con i grandi! Voi mi avete spinto, ma siete impazzite! Aia! Ma noi si poteva vincere, ci avevamo spazio! È tutta colpa di Ricky! Tocca a me! Pronto per pescare? Ok, vediamo cosa devo fare io. Preso. Ok, guardiamo. Dici la cosa più brutta che hai fatto. Devo proprio? Sì, vogliamo proprio saperla. Assolutamente. Ok. L'altro giorno c'era Giorgia che giocava fuori con la bicicletta. Quando a un certo punto è entrata, io con un ago sono andato vicino alla bicicletta e gli ho bucato la ruota. Ma era solo uno scherzo. Quando lei è ritornata fuori per giocare di nuovo con la bici, si è accorta che la ruota era sgonfia e si è messa a piangere per circa 2 orette. Ma cosa è successo? Volevo fare solamente uno scherzo, quindi è andato un po' male questo gioco. No! Cosa hai fatto? Bello scherzo comunque, però sei cattivo. Ma poverina Giorgia! Appunto, perché me l'hai fatto questo scherzo, babbo? Non era divertente. Salvo però, ma che brutta persona! Ma io non lo so. Dai, ma era solo uno scherzo. Però adesso vai a ricomprare la gomma nuova alla Giorgina. Va bene. Ok, giro io adesso la bottiglia. Siete pronti? Sono uscita io, sì! Giorgia, tocca a te a pescare. Sì, che bello. No. Perfetto, ho pescato questo. Vediamo cosa ci sarà scritto. Challenge. Bevi l'acqua giusta. Oh, che bella. Tanto vinco io, perché nelle challenge sono fortissima. Ragazzi, abbiamo 6 bicchieri, guardate bene. Tutti contengono acqua e sale, tranne uno e contiene dell'acqua normale dolce. Chi acchiappa l'acqua dolce vince la challenge. Ovviamente i bicchieri prima sono stati mescolati. Ragazzi, in bocca al lupo! No, babbo! In bocca all'acqua buona! Ah, giusto! Al mio via, 3, 2, 1, via! Buona, davvero buona! Ma dai, vinto te! Giorgia! Ma non vale, ma vi
vinci sempre te però. Sì. Ma non vale così, non vale. Che schifo, che schifo. Era tutta salata anche per voi. Ragazzi, dopo questa challenge io direi di chiudere questo video, perché mi devo andare a lavare sia la bocca che mi devo anche cambiare, che mi sono sbrotolato tutto addosso. Ma che dite? Sì, 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 anche noi. A questo punto, ragazzi, se questo video vi è piaciuto, lasciateci tanti like, attivate la campanella degli aggiornamenti e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al nostro canale. E noi oggi, io, Giorgia, mamma Cinzia, con Ricky, Giada e Nadia, vi salutiamo con un grande... Wow!